cinque possibilità, a mio avviso, tra quelle che sono alla base di ulteriori approfondimenti. Ho scelto queste cinque nel corso della mia riflessione e nell'esame di queste proposte perché trovo che queste cinque strategie, che sono in fondo la strategia per affrontare efficacemente il cambiamento adesso, articolate in questi cinque punti, perché da questi cinque punti possono venire ulteriori possibilità. Come? Affrontare il cambiamento con distacco. Cosa vuol dire con distacco? Vuol dire dandone un'interpretazione diversa, non tragica. Vuol dire pensare che cambiamento, se posso vederlo come un danno, un male, un errore, uno sbaglio, è solo un versante tutt'al più. Ma se guardo questa realtà con distacco, posso vederla un'opportunità per me e per tutti. Posso vedere, cioè, il momento come una richiesta a me di fare qualcosa di nuovo e di diverso. Ecco quello che dico, che intendo, dare un'interpretazione diversa, cioè un'interpretazione di una realtà che non mi spaventa, che non mi terrorizza, che non mi impoverisce, che non mi blocca. Interpretazione diversa vuol dire pensare le cose in termini di opportunità. Perché? Perché può essere vantaggioso.